Rieccoci con la quindicesima parte di Platino. Ok ragazzi, dobbiamo andare avanti verso Ruppepoli. Intanto, beh, la squadra non è cambiata molto. Avete visto qualche evoluzione. Però adesso bisogna proseguire. Ok. Sempre più corridori. Questo karateka ci dà la MT66. Ok, so già come funziona. Ma vabbè, grazie lo stesso. Manderei Gabite, visto che deve allenarsi. Allora, prima facciamo questo karateka qua, se no me ne dimentico. E lì c'è uno strumento. Chissà cos'è. Ok, battuto. Adesso. Ok, scusate, la registrazione è venuta un po' alto il volume. E qui troviamo una lastrapugno. La lastrapugno è. Beh, influisce sulla potenza delle mosse di tipo lotta. E ti pareva. Non faccio in tempo a spiegare che arrivano selvatici a interrompermi. Questo è davvero fastidioso, ragazzi, sapete? Eh sì. Sono solo termine per questi selvatici. Rompi i coglioni. E vabbè. Intanto prendiamo queste bacche. Bacca pesca. E bacca lampon, credo. No, bacca mora. Vabbè, chi se ne frega. C'era un dato vicino. Ok, però adesso basta. Stupidi selvatici del cazzo. Quando ci vuole, ci vuole. Ok, altro karateka. Sconfitto. Però basta adesso. Ah, un piede su. Vabbè. Può sempre tornare utile. Mi sa che non lo venderò. Mettiamo un bel repellente. Ho paura che venga qualcun altro. Visto che Gabite ha subito anche parecchi danni. Perché sì, selvatici non mi fanno scappare. Allora, qui dovrebbe esserci la MT34, se non sbaglio. Onda shock. Ah, esatto. Ok ragazzi, allora adesso c'è quella coppietta lì. Ma prima una cura totale. Siete fidanzati voi? Che state lì? Un ragazzo, una ragazza all'opposta sponda? Intanto Vaporeon è verde d'imbarazzo. Anzi, rosso di imbarazzo, che non ha neanche una mossa di tipo acqua. Eh già, un peccato. Brutti stronzoni. La mia squadra è a pezzi adesso. Cioè, non vi faccio neanche vedere come sono messo perché già vedete dallo schermo che uno è avvelenato. Stupidi fiele punte. Che altro mi toccava subire? Ma vediamo di curarci e poi esplorare questa città. Ah, e voglio anche affrontare il capo palestra, se no ci mettiamo una vita. Per ogni singola città, per ogni singola cosa, insomma. Sapete com'è? Non mi va di fare le cose troppo da 10 minuti, 8 minuti. Sembra proprio una presa in giro. E allora io dico no. Piuttosto faccio una parte un po' più lunga del solito, così ci si diverte.
Allora, qua c'è qualcosa. Sì, c'è qualcosa. Calcio. Ok, uno l'avevo dato su. Batio, adesso lo daremo a. Vaporeon. Sì, Vaporeon. Visto che. C'è dell'altro? Vediamo un po'. No. Il Team Galassia non ha lasciato altri strumenti. Gli sarà caduto quel calcio lì. Ma ok. Allora adesso. Dove andiamo? Ah, ok, andiamo qua. Qui dovrebbe esserci un pezzo stella. Sì, perfetto. E adesso. Ah, questo bel edificio. Vedete questo edificio? Per ora non bisogna considerarlo. Però adesso, a parte una caramella rara, sì, ecco, avrà un'importanza maggiore dopo. Molto dopo. Ok, allora, oggetti? No. No, 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 no. Questi alberi mi nascondono qualcosa. Controllo. Ah, pipi su. Lo sapevo io. Due alberi in mezzo a un centro commerciale. Non può non essere sospetto. Cosa mi nascondete? Allora, cure totali, ne prendiamo 4. Adesso questo è un momento un po' di spese, ragazzi, perché ce n'è bisogno a tutti gli effetti. Quindi pazientate un pochino, insomma. Se bisogna, bisogna. Vediamo. No, forse. Non so, mi sembra di essere a posto. Vabbè. Primo piano. Qua ci dovrebbe essere uno che regala. Ah sì, ecco. Il software. Oh, contatore. Ok, allora. Adesso. Vabbè, quello era dell'MT. Questo degli strumenti X, tipo, e vitamine, ma a me non servono. Ah, questo tripone ci dà vischio punta. Scusami, ma lo sei. Devi dimagrire, tu e il tuo amico. Qui c'è un distributore molto economici, ma non ho sete. Anzi, in realtà ce l'ho, ma non nel gioco. Nella vita vera, però. E infatti ho appena bevuto. Allora, primo piano sotterraneo. Questo non c'era in Diamante Perla. Chi ce l'ha fatto? Chi ce l'ha costruito, eh? Te cosa fai? Ah, lavottini. Perfetto. E sono solo 1000 euro. 1000 euro. Si manò cash? No. Ok ragazzi, vabbè, battuta brutta però non potevo non farla. Dopotutto sappiamo tutti chi è Orlando. Un povero sfigato che vende. Vabbè. Fine sketch. Cose serie. Allora, prima di andare in palestra però bisognerebbe andare a prendersi il salvadanaio. Dove si trova il salvadanaio? Tu cosa mi dai? Salvadanaio? Ah no, un MT. Però, una zucca pelata che mi dà un MT. Tu non eri arrogante una volta? Vabbè, chissene.
Massaggiatrice. Ah, ecco. Qui c'è un clown. Giro, giro tondo. Ok, riproviamo. Giro, giro tondo. No, ma... Ah, la terza è quella perfetta. Vabbè, proviamo ancora. Oh, finalmente. Quattro tentativi. Pensateci. E poi dicevano, ma il quarto tentativo è quello perfetto. Volevo dire, il terzo tentativo è quello perfetto. Appunto. Dicevano, ma il terzo tentativo dovrebbe essere quello perfetto. Non nel caso di MasterChef Fusion, che è sfigato, ragazzi. Nel mio caso è il quarto, o di più. Ah, questo è Omar, che sarà il quinto capo palestra, subito dopo Marzia, ma ci andremo nella sedicesima parte. E viva la dislessia. Sì, vabbè. Mister Pompato ci svela il suo tipo. Bravo! Così io ti sfondo l'ano e anche il culo. Allora, questa invece è una palestra di tipo lotta e bisognerà rispondere con volante psico che non ho. Ma non disperate, perché tanto Gabite è bravo lo stesso. Allora, spostiamo questo qua. Ok, primo karateka. Fuori uno. Ok, si intravede il secondo karateka da sfidare. No, guarda, io pensavo che fosse da lottarci coi pugni. Battuto anche il secondo. Ne rimangono due. Ma va? Gli do un 6. Allora, ci possiamo? Bene, ci possiamo. Quando si dice per l'agilità di un gatto. Tipo la mia luna, che ho io a casa. E che va sul tavolo. Scendi giù. Scendi giù. Ok. Fuori tre. Allora, questo bisogna spostarlo in verticale prima. Poi a sinistra. E ancora in verticale. Come vedete, se non rompete questi pneumatici di ferro, non si può andare avanti. Quindi, non cercate di passare senza averli distrutti, perché se no vuol dire che siete nabbi. Eh sì, mi spiace dirlo, ma siete nabbi se non lo capite. Teoricamente, quando uno sbaglia dovrebbe fare una cosa diversa, ma certi fanno fatica ad arrivarci e ripetono lo stesso errore sempre. Intanto li abbiamo sconfitti tutti e quattro. E allora, questo pneumatico dovrebbe essere il penultimo. In realtà c'è un altro sacco di sabbia che bisogna rimuovere una volta e un'altra volta. Pum, 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 pum. Ok, ragazzi. Poi ci sarebbe anche un'altra scorciatoia. Sempre con la stessa tattica. E in diamante perla, in verità, questa palestra non mi è piaciuta per niente. Mi è sembrato un enigma troppo stupido. Cioè, non degno di una palestra di tipo lotta. Mi piaceva di più un hardcore sullo stile perché dovevi... Cioè,
tirare una leva, ma dovevi stare attento a dove camminava l'allenatore, perché sennò non passavi. Quello mi è piaciuto molto e lo capirete presto perché mi è piaciuto. Intanto, Luxray, fatti valere, non tentennare. Insegnali a questo tipetto, a questo nanerottolo, come si combatte veramente. Ah, hai fallito la sua tomba. E adesso crepa. Perfetto. Ah, ok. Che sollievo. Meno male che non era troppo difficile. Adesso mettiamo Lucario e Gabite, perché non rischio con Ossa Raffica, che è di tipo terra e mi ammazzerebbe Monferno. Allora, terremoto. Beh, sono contento che non hai usato Assorbipugno. Cioè, che hai usato Assorbipugno e non Palmoforza, che me lo poteva paralizzare. Comunque, fuori due, resta Machoke, che ha nullo difesa però. Quindi tutti gli attacchi andranno a buon fine. A meno che non usa ipnosi tipo su uno già avvelenato o eccetera eccetera. Perché quello è, cioè, è un infrangimento di una regola. Cosa che però non succede con come si dice? Se usassi il dinamo pugno tipo, molto impreciso, però quello nullo difesa si attiva sempre. Non si attiva quando, sì, insomma, si infrange una regola che il gioco impone. Tipo, se usiamo altruismo e uno ha nullo difesa, in una lotta in singolo non falle. Cioè, fallirà perché non ha senso. Ma se ha senso usarlo, ed è una mossa imprecisa, riuscirete sempre a farcela. Quindi pietra taglio, incrocolpo, tutte queste cose qua andranno sempre a buon fine. Non so se sbigo attacco quando uno non sta preparando una mossa, va sempre bene. Forse fallisce lo stesso, ma non lo so, chi se ne frega. Devo controllare su Bulbapedia o CentraWiki. Allora, Lucinda si è fatta fregare il Pokédex. Dobbiamo andare ad aiutarla. Purtroppo, io non ho voglia di andare al centro Pokémon e usiamo solo un latte Mumu su Gabite. I doppi sensi del latte Mumu. No, ok, basta. È un pessimo spunto. Almeno per la guida. È una pessima battuta. Comunque dai. Adesso un po' Monferno tocca. Almeno spero sia lui il primo. Sì, è lui. Ok, allora. Ruota fuoco, bruciamoli i pipistrelli, tanto sono già ciechi. Secondo la descrizione del Pokédex. Sì, vabbè, sempre io bersagliato. E sto folletto niente. Che poi adesso Clefairy e Jigglypuff in platino sono sempre di tipo normale. Però in XY ricordatevi che sono anche folletto, quindi niente Dragonite contro Clefable. Non funzionerà più, ragazzi. Quindi per chi ha iniziato da poco, ricordatevelo. Questi due sono anche di tipo Baldeali. E io che dico che Mentatronomo fa schifo. Non mi permetterò mai più. Lulu, sei una grande.
Continua così. Vabbè. Ruota fuoco. Ecco, anche te avrai quello che ti meriti. Stanchi. Stanchi, eh? No, io non sono stanco. Ok. Come non l'hai ucciso? Vabbè, lo uccido io per stavolta. Sei fortunata, Lucinda, che ci sono io a proteggerti. Ehi, non illuderti. Nel senso che ti voglio bene, non che ti amo. Capito? Ecco. Non fraintendiamoci. Amici e nient'altro. Intanto arriva un certo agente. Eccolo qua. Lo sbirro. Ai ai ai. Almeno non siamo stati noi a fare il ok. Dicevo, almeno non abbiamo fatto noi il crimine. Ma il Tingalassia. Eh sì, lo so. Ah, come sa? Non è mica colpa mia. Se ci sono sti pezzi di... Lei che ne pensa? Ah, e così il nostro caro Bellocchio ha visto che c'è volo, eh? Ok, ok, signore, basta, basta. Basta con ste robe. Ci penseremo noi. Ma ci penseremo nel 16° episodio. Per adesso da Master Teflusion è tutto. Votate, commentate e iscrivetevi. Ciao e al prossimo video. Whee!